Ladies and gentlemen, Midams и Миссии, Сергей Титамин Хунтерин, Сеньорас и Сеньорес, Signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saiuz Web Network, in Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saiuz, in provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23:30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, set, Central European Time, sempre in www.saiuzwebnetwork.net, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Bene cari amici web radio ascoltatori, un ben ritrovati anche questa sera, lunedì 25 marzo 2013, con la nostra consueta trasmissione in diretta web, provvisoriamente i due compari, come avete ben capito, in Saiuz Web Network, e meglio Saiuz Web Radio, www.saiuzwebnetwork.it, per tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori che ci stanno ascoltando sia nel nostro blog e sito, ma soprattutto nei vari link che ci trasmettono, che ringraziamo, e vi invitiamo a venire nella nostra chat a scriverci per questo ospite che avremo questa sera, e passo subito la parola a Luca che ci introdurrà la serata che andremo ad ascoltare insieme con il consueto appuntamento dei lunedì sera. Prego Luca, la parola a te, buonasera, ciao. Buonasera Gianna, mi hai quasi spiazzato, hai detto che avresti fatto una presentazione di 30 secondi e sei stato di parole, incredibile, non ci speravo, invece avrei perso la scommessa Gianna, veramente pazzesco, complimenti. Meno di 30 secondi. Pazzesco, guarda, stai bruciando le tappe. Non c'è niente da fare. È incredibile. Saiuz non si smentisce mai. No, assolutamente. No, se no, che gusto c'è se non parla sopra. E parlavi di chat, una chat che questa sera su saiuzwebnetwork.it è veramente attiva. Salutiamo subito Walter che è arrivato. Vedo altri ragazzi collegati, più o meno giovani, non conosco l'età. Salvatore, Alexandra e quant'altro. Questa sera, come dicevamo, come tutti i lunedì, avremo ospite un artista musicale. E ormai questo programma si contraddistingue per questa caratteristica, quindi io do subito un buonasera a te Gian, un buonasera a Saiuz che ovviamente mi ha calpestato subito, e un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori che so essere numerosissimi, e un buonasera alla nostra ospite che tra qualche minuto andremo a chiamare. Dimmi pure. Sì, che ricordiamo anche chi è la nostra ospite, volevo appunto dire il nome, però non volevo interromperti, quindi lo lascio dire a te.
Maria Rosaria Valdi, un'artista partenopea, che però non voglio anticipare nulla, sarà lei a raccontarsi come ormai è consuetudine fare durante questa trasmissione. Perché che programma è questo? Provvisoriamente, i due compari più uno, è un programma pensato per dare appunto spazio, anche in tono goliardico, a tutti gli artisti, quindi a 360 gradi. Siamo in diretta web radiofonica, saremo anche sul podcast dopo questa diretta, come consuetudine ormai. E quindi che dire? Io, Gian, vorrei solo invitare appunto i nostri ascoltatori a partecipare in chat, e vedo che qualcuno già lo sta facendo, e eventualmente anche a chiamarci in diretta web radiofonica, ma potete farlo anche dal vostro telefono, allo 0422 16 26 622. E che altro dire? A questo punto, Gian, io ti ripasso la parola perché vorrei prima presentare il nostro grande capo. Vai, Gian! Ma io lo lascerei presentare a te, anche perché poi appunto, vabbè che io, questa è anche l'ultima puntata, no, che faccio, poi mancherò per un po', e avrai modo poi di sbizzarrirti divertendoti a farti calpestare, interrompere, quindi ti rilancerei la parola per chiamare in causa il titolare, lui, senza di lui non andremmo in onda, e annuncio anche un Bobis, oltre la mia assenza, tanto chi se ne frega, che i saluti naturalmente vengono estesi da parte di tutto lo staff di Saiuz Web Network a tutti i nostri cari amici web radio ascoltatori d'Italia e del mondo, che sappiamo essere numerosi, e naturalmente, vabbè, poi lo ribadiremo a fine puntata, vi auguriamo delle buone feste pasquali da tutto lo staff di Saiuz Web Network, e naturalmente una buona Pasqua 2013 a tutti voi. Perché se tra poco non ci sarete, non ci ascolterete, volevamo darvi questi auguri prima di finire la puntata, ma li ribadiamo alla fine. Caro Luca, prosegui pure. Sei stato fantastico, perché hai, ma come tu sei un uomo di spettacolo, quindi sai già i tempi, quindi ti sei già messo avanti quei lavori, giustamente a salutare tutte, o meglio augurare a tutti una buona e felice serena Pasqua, anche perché poi noi per la Pasquetta non ci saremo, esatto. Bravissimo, perché saremo, esattamente, ci prenderemo anche noi, no, questo giorno di questa festività di calendario, e ci saremo. Sì, scusa se ti interrompo, come mi piace ribadire, vorrei ribadire rafforzando il concetto, sia per rispetto della Santa Pasqua, a chi ci crede e chi non, quindi vogliamo naturalmente non ledere la sensibilità di alcuno spettatore, telespettatore, no, perché siamo in diretta web radio, quindi infatti, sul web radio ascoltatore, poteva essere, come fu un tempo e spero ritorneremo, e soprattutto naturalmente sia per noi, per dedicarsi a cosa, come fu l'anno scorso. Ricordo, caro Luca, tu non c'eri ancora, non ci seguivi o non sapevi. Non esistevi. No, esatto. Severo. Ecco, come sempre la caduta di stile è massima, specie con questo Veneto un po' imbastardito dal napoletano che lui imita, e naturalmente l'anno scorso non andammo in onda per mia volontà, sempre. Non ero direttore artistico come ora, non lo sono, e naturalmente hai fatto carriera. Ho fatto carriera, infatti ora ritorno indietro, e quindi è bello dire come l'anno scorso non andiamo in onda, come per dire siamo già alla seconda stagione, il secondo anno, ma chi ci crede che un anno fa, o più di un anno fa, avevamo iniziato? E quindi anche quest'anno... È incredibile. Incredibile come questa trasmissione sia riuscita a superare ostacoli l'anno ormai insormontabili. Sì, come l'anno, ad esempio, che non ci avremmo mai scommesso, e magari con un augurio di tante altre stagioni, quindi tra un anno magari, o tra Pasqua dell'anno... Sì, esatto, Pasqua dell'anno prossimo... Scusami, solo che questa faccia l'ho veramente qui, te la devo dire. D'altronde pensa che addirittura l'inverno non vuole essere superato, cioè chissà se riusciremo a superare l'inverno, dicevamo a novembre, esatto. E infatti continua a fare freddo, è primavera, esatto. Ma continua a fare freddo, esatto. Quindi no, è eccezionale questa cosa, come riusciamo sempre... da passare nuttata, e qua invece ma, e quindi così, e tra l'altro l'ospite di questa sera appunto questa cantante campana, quindi caro Saiuz,
entriamo in terre tue, in tuoi terreni, nel vero senso della parola. Quindi, caro Luca, lo chiamiamo in causa, Mario si è fatto già sentire, speriamo che oltre a lui ci sia Natolia, Adalgisa e tutti i vari amici che, perché questa sera ricordiamo le donzelle che abbiamo avuto nelle precedenti puntate, in alcune precedenti puntate, non solo in sostituzione mia, ma anche quant'altro, e a cui chiedo scusa se, come sempre, tolgo la parola come in questo momento, non ci sono, quindi siamo noi tre, siamo tornati in formazione classica di punta, la triade. Giusto, i tre moschettieri qua. I tre moschettieri. Io poi, chi è Athos, chi Portos, chi... Senti, è D'Artagnan, no? Io direi che è una guerra impari qua, è dura, dura. Infatti. Ma per bene, caso allora... ce l'avete con me? No, caro, sai, se ci permetteremo mai, perché come Luca disse una volta, dai, che mi piace ribadire, dando merito, è lui che ci manda in onda, quindi non possiamo contraddire il capo, sennò va a finire male. Io direi allora alle 22:10 minuti primi di questa serata di passare la parola a Saius, chiamandolo in causa, ormai c'è, che vi darà il suo caloroso saluto, e poi chiamare l'ospite Maria Rosaria Vardi e tutti gli amici che magari la non vedono l'ora di parlare con lei, anche perché ricordiamo, Luca, lei purtroppo alle 11, alle 23 dovrà scappare e quindi non potrà restare con noi fino a fine serata come solitamente facciamo con i nostri ospiti, vero Luca? Esattamente, infatti questa sera tempi, d'altronde il bello della diretta penso sia proprio questo, no? Noi questa sera, per questa prima ora, manderemo meno canzoni del solito, forse ne manderemo appunto solo una, solo un brano, non della nostra ospite, per ovvi motivi sia, e che abbiamo già ripetuto diverse volte, ma è giusto ribadirlo. Anzi, no, magari lo ribadiremo direttamente con lei. No, sì. lo potremmo dire direttamente con la nostra ospite. Quindi a questo punto io, che dire, possiamo passare la parola al grande Saius, perché finalmente potrà... Poi passiamo Saius e andiamo direttamente all'ospite. Grazie, ti ho detto che ce l'avete con me stasera. Non c'è pezzo, non c'è... Aspetta, Natolia, per piacere, quando parla bella. Gianluca... Lui non è un osso, esatto, okay? C'ha molto grasso bella. Vicino alle gambe, ma non è un osso. Non è un osso, ecco. La cosa bella, dicevi Luca. La cosa bella, Gian, è che noi lasciamo, abbiamo cercato di ingannare il tempo nell'attesa che Saius ci chiamasse l'ospite, ma ovviamente lui si è appisolato. Esatto. No, l'ospite è in arrivo, ragazzi miei, ecco, mi raccomando. Sentiamo quindi lo squillo. Sentiamo lo squillo. Squillo. Quindi, attenzione. Quindi aspetta che saluto. Io tu, Luca. Rispondo io, poi finalmente posso presentarci. Ah, finalmente, grazie. Ecco qua l'ospite. Ciao Maria, sono Luca, eccoci qui finalmente. Buonasera. Buonasera Gianluca. Buonasera Maria, ciao, ben sintonizzata via telefono. Buonasera a te, buonasera a tutti. E intanto sono molto felice. Grazie, anch'io, infatti volevo dirti, mi dispiace che prima non mi è stato dato modo di salutarti quando ci siamo sentiti, diciamolo pure convenzionalmente come si fa, un attimo prima della trasmissione, e quindi ne approfitto perché finalmente ci conosciamo via voce, appunto, dopo aver appunto risposto al mio invito, ti ringrazio appunto di essere qui con noi, e come a te farà piacere di essere appunto annoverata tra i nostri ospiti, quindi finalmente da Facebook diamo una voce. Sì, sono io che ringrazio voi tutti, vi ringrazio veramente per aver pensato a me come artista a voce di Napoli. Ma è un piacere, ovviamente, ci mancherebbe, per questo ti dico, l'invito è sempre aperto, come per tutti. Bene, allora, cara Maria Rosaria, io ti lascio in compagnia di Luca e Saius, mi eclisso, perché sennò poi prendo la parola, come sempre, nella mia logorroica fase. No, dai. Attoriale, dopo rischio di dire tante cose, non dire nulla, però vedrai che interverrò, e quindi lascio la regia al grande Saius, che voleva dare un saluto, non gli abbiamo ancora dato il tempo di presentarsi. Ti ringrazio. Resta qui con noi e appunto benvenuta ancora a Maria Rosaria Vardi e a tutti naturalmente i nostri amici, i suoi fan che magari la stanno ascoltando qui su Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it. Ciao Rosario, Saius. Ciao. Bene Rosaria, ti porgo i miei saluti, insomma, anche perché mi dai un po' di aria di Napoli, insomma.
Aspetta, tu sei? Io sono Saiuz. Ah, Saiuz, buonasera. Ah, volevo un po' di aria di Napoli perché mi manca. Ah sì, conosci Napoli? No, io sono nato, cioè, ho vissuto a Napoli, poi mi sono trasferito. Ah. Con gli anni, quindi... È un immigrante. quindi tu sei napoletano? Sì, esattamente dalla parte del campo sportivo, fuori grotta. Caspita. C'è Gianluca. Siamo concittadini? Bene, ecco. Beh, cioè, avevo un piacere, almeno di avere una voce napoletana in trasmissione, insomma abbiamo avuto tanti ospiti e quindi ti porgo veramente il mio caloroso benvenuto qui in radio. Grazie a voi che date voce a noi artisti conosciuti e non, di poter essere, ecco, come dire, conosciuti da un raggio un po' più ampio di pubblico, ecco, di amici. Perfetto. E quindi, rompendo subito gli indugi, carissima, io ti farei subito, entrando nel vivo, la domanda più banale di tutte, che però dobbiamo farla. Musica, come è nato tutto? Nel senso che tu appunto ti sei subito avvicinato a questa la musica classica napoletana, cioè quella antica, non storica. Proprio. No, non come? Proprio, diciamo, la passione, diciamo, l'istinto proprio nasce da piccola. Da piccola, poi le prime esperienze da ragazza. Giovane, inizio con un gruppo, diciamo, di ragazzi che avevamo tutti quanti la stessa passione per l'arte, per la musica, e per 10 anni mettiamo su il musical del Caino Abele di Torin Cucchiara. Sì. E poi di lì ho un'esperienza con una grande voce del Brasile che si chiama Padre Zizinho, e incidiamo con le edizioni Pauline Gesù di Nazareth. Poi c'è il percorso di maturazione, diciamo che comunque inizio ad amare il classico, e in questo caso la musica napoletana storica. Mi affascina, mi piace, man mano questa passione mi ci addentro sempre di più e sempre di più, perché comunque ti dà la possibilità, che io dico sono canto, ma più che una cantante io mi sento, come devo dire, un interprete. Esatto, io ti farei subito una domanda lasciandomi questo. La musica classica napoletana è il massimo dell'espressione, te lo posso assicurare. E guarda, infatti Walter ti chiedeva, scusami, Walter dalla chat, che abbiamo, come ti accennavo nel fuori onda, abbiamo anche una chat, no, dove i nostri ascoltatori e anche i tuoi ascoltatori questa sera possono scriverci, ma soprattutto chiederti le cose, domandarti. E Walter appunto ci chiedeva questo, che tipo di musica professa, ma difatti lo stavi dicendo proprio adesso, giusto? Sì, infatti, però cioè comunque io professo il classico napoletano, sì. E in particolare il classico e il neoclassico, però nulla dire che comunque amo anche esprimermi nel sacro, come infatti ho inciso un brano che parla del Vecchio Testamento dal titolo Israel, e ho Immenso Amore, che sono degli inediti proprio miei, perché anche sono un'eclettica, però Maria Rosaria Vardi è classico napoletano. E infatti, ricordiamo subito una cosa, che tra i tuoi, tu non sei conosciuta solo a livello campano, perché è vero che infatti questo genere di musica è normale che dal punto di vista locale aiuti molto, però io mi sono anche informato su di te e leggevo sono che tu internazionale. Esatto, sei internazionale, nel senso che anche in Sud America, anche in Sud Europa, visto che hai avuto Sud America, Perù, Cile, giusto? Infatti Cile, Perù, Città del Messico, Germania, Russia, sì, insomma, un po' tutto. Perché comunque sono eclettica
Come ti ripeto, classico napoletano, il pubblico mi ama in questa, molto in questa versione, però comunque l'italiano, se mi danno un bel testo, comunque delle belle cover e anche del sacro, che per me al massimo sono una persona che ha molto fede e per questo io il canto e questo dono mi piace anche esprimerlo in questo senso. Comunque per dare un messaggio è molto importante. Chiaro, e ti chiedo una cosa, ma sempre perché mi voglio rallacciare dalla chat e quindi vedo che fanno anche delle domande molto pertinenti. Tu appunto è vero, a livello non solo locale, abbiamo detto internazionale, adesso poi mi spiegherai, ma ci voglio arrivare con calma, mi spiegherai come la tua musica è riuscita ad arrivare, insomma, oltre confine. E parliamo invece sono tu da chi... tanto. Come? Dopo tempo, tanta pazienza, insomma, credere in me stessa, cioè, è successa questa cosa molto bella. Beh, sicuramente, diciamo, internet mi ha aiutato tantissimo, come tutti noi artisti, internet per noi è molto importante. È un mezzo al quale riusciamo a poterci... esprimere e diffondere. Esatto, oltre. Esprimere e diffondere, hai detto due cose verissime. E infatti è un grande mezzo che ti sta dando e ti speriamo, insomma, anche per il futuro, ovviamente. È un'autorità non solo locale ma internazionale. Ma tu, faccio un attimo un passo indietro, a chi ti sei ispirato e soprattutto quali sono gli autori napoletani che preferisci? Guarda, diciamo che io i miei autori che preferisco, ce ne sono tanti, però in particolare Salvatore Di Giacomo. Sì. Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti, il quale io, diciamo, è un'interpretazione molto molto particolare, che mi conferiscono un po' tutti, diciamo, il brano La Vucchilla. E quindi poi c'è Capua, Russo, Libero Bovio, Originella, che io poi, tra l'altro, tu lo sai, lo avrei letto nelle, ciò che è scritto, che l'anno scorso ho avuto, diciamo, l'onore di poter essere presente con l'Accademia Federico II nel Memorial di Libero Bovio. E lì ho interpretato Reginella, è stata una cosa bellissima, molto emozionante. Sì, infatti, tanto credo che sia un'esperienza veramente eccezionale. Poi magari per me è difficile, no? Trasmettere questa emozione che invece tu stai facendo con la tua voce, con le tue parole. E di esperienze in realtà tu ne hai vissute tante, perché come dicevamo la tua carriera è anche abbastanza lunga, quindi hai avuto modo di rapportarti con, cioè, fin dall'inizio con anche diversi artisti, come dicevamo prima, come dicevi tu prima, anche rinomati. E io vorrei chiedere, anzi, sapere se Gianni invece tu volevi chiedere qualcosa alla nostra ospite questa sera. Attenzione, perché se attacco a parlare io non è più finita, perché le domande qua si sprecherebbero. Anche la Rosale, però, è una bella parlantina. Ma poi io sai che attacco con i miei monologhi e soliloqui teatrali, attoriali. È una bella lotta tra voi due. Sì, è la lotta da titani. Anche io sono un po' chiacchierina, infatti a volte quando vado anche in televisione, c'è il presentatore, dico, boh, cazzo mia, stati zitta, perché così. Sì. Perché poi lì, tra l'altro, i tempi anche televisivi, esatto, infatti, come stavi dicendo, sono molto ristretti, come il caffè, che piacerà a Saiuz. No, era bello, cara Maria Rosaria, intanto sentire, io infatti non vedevo l'ora che questo scontro, questo riappropriarsi delle origini di Saiuz, questo fargli assaporare, odorare un po' di appunto... gusti e sapori della sua terra, di Napoli e della Campania, e non vedevo l'ora appunto che vi sentiste, così è stato, era proprio bello, ho detto adesso partirà la nostra serata napoletana
cabaret teatrale in perfetto stile, così. Ne sono onorata, ragazzi, esatto, veramente sì, tanto, veramente. Grazie, ma anche noi. Però sai, sentirti anche raccontare, scusa Luca, poi il fatto appunto che in tutto il mondo sei conosciuta, quindi immagino anche che girerai e andrai a fare miratori, veramente. Sì. La cosa che è molto bella è che riesco a, sai, comunque a collocare la canzone partenopea in altre culture, no? In altri, è una cosa meravigliosa. Che ricordiamo è veramente internazionale la cultura partenopea, come sappiamo, sì, da sempre, sì, è come musica. Sì. Tra l'altro è la mamma di tante cose, anche del Mediterraneo, di tante cose. Io, tra l'altro, origini siciliane, quindi, cara Maria Rosaria, siamo lì, Quindi, anche se poi faccio suono e ascolto dell'altro, però comunque. Io so che poi in Sicilia la musica napoletana piace tantissimo. Sì, moltissimo. È vero? Sì. Vai a Palermo, sì. Sì, zona Palermo all'interno, sì, è molto, tutti i vari artisti, anche quelli famosi soprattutto, ovviamente, anche per motivi sicuramente di quello che arriva, anche col commercio della musica. No, ti dicevo appunto anche questo fatto che all'estero hai parecchi, e salutiamo, se ci sono tuoi fan che ci ascoltano dall'estero, dicevi anche dal Sud America, o quindi altri continenti. Alicia Perea, che vive nel Perù, ed è una mia carissima amica e ammiratrice che mi segue, Carlos Can, è parte in Spagna, poi Parigi, Cristian, io ti, se mi ascolta, mi mando tanti saluti, Cristian Polge che tutti i giorni mi manda tanti baci parigini, io ti abbraccio e sono sicura che sarà lì ad ascoltare. No. E poi c'è Silvana Triumph in Rio de Janeiro, e ancora ce ne sono tantissime, adesso non ricordo bene, però ce ne sono tanti. Non ti preoccupare, magari se ti verranno anche nel corso di questa nostra chiacchierata, come mi piace sempre dire. Sì. Che abbiamo ancora una mezz'oretta prima che poi tu ci dovrai lasciare, come ho già anticipato prima di chiamarti, i nostri amici web radio ascoltatori lo sanno, se te ne vengono in mente naturalmente manda pure loro dei saluti, che naturalmente fa piacere anche a loro. Io vorrei ricordare, sì, ti volevo chiedere appunto, immagino che farai quindi anche tournée o spettacoli o concerti all'estero, però prima di procedere anche su questa domanda, vorrei, cosa importante, abbiamo già detto purtroppo non potremo ascoltare i tuoi brani, va da sé, che sarebbe carino, quando abbiamo degli ospiti sotto SIAE, perché è così, insomma, anche per entrare in atmosfera, ascoltare i brani degli nostri ospiti, però almeno ricordiamo, che ancora mi pare che non sia stato fatto, i tuoi contatti, dove poterti anche contattare, che è la cosa importante per farti anche darti promozione e cassa da risonanza anche a te, certamente, per le tue cose, e ricorda pure i tuoi contatti, vabbè, il numero di telefono se vuoi, ma soprattutto in internet, quindi sito, pagina Facebook o quant'altro. Allora, per tutti voi cari amici che mi seguite, io sono molto felice ed onorata di potervi dire a tutti voi che Maria Rosaria Vardi è su Facebook, c'è la mia pagina ufficiale, oltre pagina ufficiale di Maria Rosaria Vardi, Maria Rosaria Vardi e l'altra pagina di Don Eduà, sempre su Facebook. Sono su Twitter. Bene. Twitter e YouTube. Benissimo, adesso il preziosissimo Luca, vedrai, e anche in questo un po' ci diamo il cambio, in modo che magari uno segue la chat nel frattempo che l'altro fa la chiacchierata con l'ospite, il preziosissimo Luca, vedrai che adesso, quanto prima, come fa sempre, pubblicherà in Facebook e soprattutto qui in chat, in diretta, per gli amici che sono sulla chat o che la vedono e magari non ci sono, pubblicherà subito i link della tua pagina Facebook ufficiale, che ricordiamo, Maria Rosaria Vardi, naturalmente Vardi con la V di Varese, non so perché mi giusto per girare, e se andate in Facebook, cari amici, ci troverete anche nella pagina di Science Web Network, ci troverete lì, a noi naturalmente troverete anche il link per la pagina di Maria Rosaria Vardi, e naturalmente
se qualcuno fosse anche interessato a contattarla per averla così tra gli ospiti per fare qualche concerto, perché ricordiamo, Maria Rosaria, nella tua pagina Facebook, come posso vedere, ho già visto anche quando ci siamo sentiti qualche tempo fa via Facebook, appunto, pur non conoscendoci, diciamo, di persona, e appunto c'è comunque anche nei tuoi video su YouTube, ricordiamo, Maria Rosaria Vardi, se andate su YouTube troverete anche i video, e noto che spesso nelle introduzioni ci sono comunque i contatti, o c'è comunque un numero di telefono di contatto che immagino che sia del promoter o dell'agenzia, vado a intuito, presumo che sia così, quindi se vogliamo anche ricordarlo. Perché volevo parlare proprio a parte il fatto di me, c'è questa stupenda collaborazione con Maestro Altieri, che è il direttore artistico e dell'orchestra delle Villa Nelle Napoletane, di cui io faccio parte, sono voce solista. Adesso aspetteremo tante proposte per poter portare questo nostro progetto, questo nostro lavoro, concerto, che ci sono tantissime bellissime, stupende canzoni del passato napoletane, le più belle, con aneddoti storici, eccetera, eccetera. E quindi io mi aspetto in tanti per proposte di concerti nelle più belle piazze d'Italia ed oltre. Molto bene. Sì. Possiamo dare il numero? Perché così io in realtà l'ho già trovato, il numero del promoter, però se vuoi darlo anche tu, se no lo do anch'io, come vuoi. Sì, sì, puoi. Sì, allora, se non erro, dovrebbe essere 346, adesso lo scriviamo anche in chat, ripeto, 346 70 82 288, adesso lo scriviamo anche in chat in modo che qualora qualcuno volesse contattare, io lo chiamo l'agente o il promoter, tanto meglio, adesso insomma cerchiamo di divulgare nel nostro piccolo la voce anche, anche a voi, anche a te. E ti rubo la parola, Gian, anche perché abbiamo lasciato indietro, lo devi sapere, Maria, mentre voi appunto chiacchieravate, io vedevo questa chat che continuava ad andare avanti e abbiamo lasciato indietro qualche domanda. Sì. Esempio, Salvatore, credo mezz'ora fa, no scherzo, ciao Salvatore. Salutiamo Salvatore, ciao Sal. Ciao. Diceva che gli piacerebbe sapere dove hanno rappresentato il Caino e Abele con Toni Cucchiara. Non so. No, forse non sono state chiare quando ho spiegato che la mia prima esperienza è iniziata verso Canora e interpretativa verso i 17 anni, così, ed era una compagnia amatoriale, eravamo 40 giovani, per cui iniziamo dall'estire questo musical. L'importante è che ci mettiamo un anno per poterlo mettere su, perché è difficilissimo, e di lì abbiamo iniziato con i Padri Dioniani per un progetto di beneficenza per i ragazzi del terzo mondo, e per 10 anni abbiamo fatto questo spettacolo, e poi da lì insomma ho cominciato a studiare, prepararmi e di diventare quella che oggi sono. Ah, la gavetta, sì. E tra l'altro sempre Salvatore adesso ci scriveva, nel frattempo Gian, se vuoi leggere, se vuoi prepararti, dice una cosa a Gianluca, che Walter qualche riga fa ha scritto qualcosa che vorrei che tu leggessi. Ma prima Salvatore ti manda un caro saluto, Maria. Infatti non capisco. Luca. Sì. Salvatore ti manda un caro saluto. Ah, grazie, ti abbraccio, Salvatore. E infatti, come sempre, Luca, siamo in sintonia, perché gli ha appena risposto a Salvatore in chat. Adesso riferirò a Maria Rosaria che ti dà un saluto, e Luca, come al solito. E Gian, se invece vuoi leggere un messaggio di Walter. Sì, infatti, vedo che Walter, appunto, tra l'altro, Walter, giustamente, che incarna il nostro pensiero come al solito, che in tutto, cioè la musica napoletana è una lingua, ovviamente siamo d'accordo, la forza del sud, scrive sempre Walter, è il sole che accomuna tutte le culture, anche quella brasiliana che è calda come quella di Napoli. Walter, devi sapere che è un nostro amico che è stato ospite un paio di settimane fa qui da noi su Science Network, anche lui
è un cantante, un cantautore, diciamo, da Torino, dal Piemonte, quindi dalla zona nord-ovest dell'Italia, ed è veramente eccezionale, perché Walter riesce sempre in poche parole a centrare l'argomento e a dare anche molto di sentimento e di essenza in quello che diciamo, quindi anche in quello che ha detto, è vero, insomma, concordiamo. Luca, tu ti riferivi forse a qualche altro messaggio che volevi girare? No, era esattamente quello che appunto volevo che tu trasmettessi alla nostra ospite. Scusami Luca, volevo anche ricordare magari anche a Salvatore, che è stato carino come Maria Rosaria, è bello il tuo entusiasmo, se posso permettermi, e la tua anche dolcezza, questo tuo modo molto carino, molto gentile di fare, che mi dà rilassatezza, ma anche amore e soprattutto anche gioia, devo dire, no? Quindi molto, è molto carino, anche questo tuo ringraziare. Grazie. Cerco di essere sempre solo me stessa, non voglio assolutamente essere una persona, un personaggio costruito, cerco di essere me stessa in tutto ciò che faccio. Sempre. Certo, ed è una bellissima cosa, ovviamente ammirevole, riuscirci poi oggi come oggi. Io vorrei, Walter tra l'altro scrive che suo papà è napoletano e sua mamma siciliana, quindi che bel mix. Invece la mia mamma, pensa che la mia mamma è emiliana e mio padre è napoletano, vedi, quindi io sono la metà tra l'emiliana e il napoletano, infatti quando parlo... Senti, ragazzi, infatti... non ho nessuna cadenza, infatti, proprio perché la mia mamma è piacentina. Infatti, io la mia mamma è di Piacenza e quindi c'è il mio nonno cremonese, eccetera, eccetera. Però ovviamente io sono nata al quartiere San Ferdinando, cuore di Napoli, hai presente? Motivi questo... di Dio, Piazza del Plebiscito, via Chiaia, proprio di Santa Lucia. È bella zona. E quindi, io nasco a Napoli e cresco a Napoli. Diciamo, c'è la mia culturalità, la mia passione prettamente è partenopea. E beh, chiaro. Però bello questo. Comunque non tradisco le mie radici anche da parte di mamma emiliana, io amo l'Emilia. Che ricordiamo, almeno a mio avviso, è una grandissima regione, l'Emilia Romagna, tra l'altro dove c'è Luca anche, vedi che qua siamo un po'... Esatto, noi siamo disparati ovunque questa sera, da nord a sud, quindi sì, l'Emilia Romagna sì, è un po' così. Beh, certo, comunque sono napoletana, sono napoletana a 360 gradi. Certo, infatti è bella questa cosa che hai specificato, infatti ero un po' timoroso a chiederti per rispetto, anche perché non sapevo fino a quanto potevo spingermi, perché ovviamente appena ti ho sentito la prima volta ho detto ma... Non ha l'accento, la cadenza tipica di una cantante che uno sa nello stereotipo anche un po' banalmente, superficialmente, esatto, ci possiamo creare, esatto, ci si fa. E quindi mi è piaciuto, ecco, abbiamo capito anche perché. E volevo anche dire, cara Maria Rosaria, che noi abbiamo anche un numero di telefono, volevo dirlo ai nostri cari amici web radio ascoltatori, volevo interrompere Luca ancora poco fa, però non volevo naturalmente spezzare quel bel momento che si era creato in cui raccontavi queste cose, e per ricordare che tipo anche Salvatore, che ha scritto delle belle cose, hai salutato, e quant'altro si voglia dire, scrivere o chiedere ancora meglio della viva voce personale proprio, insomma, potete chiamare mi stavo, sai, come sempre con la mia logorrea incartando, potete chiamare anche in diretta Saius Web Network, perché no, e intervenire, mi confermi Saius? E tra l'altro io volevo chiamare da un quarto d'ora in causa Saius per dire: ma caro Saius, abbiamo Maria Rosaria. No, ma proprio questa è la serata giusta, per me mi avete proprio escluso. Continuiamo a parlare noi. No, chiamino. Adesso Saius, Maria Rosaria e con Rosario è tutta per te. No, io adesso, perché prima ha nominato il quartiere San Ferdinando, ha nominato via Chiaia, Piazza del Plebiscito. Cioè, ecco, devi sapere che quando vado a farmi quella mia settimana giù a Napoli, ecco, io sono sempre in giro per Napoli centro. Tu, scusa, tu sei? Chi sei? Saiuz? Saiuz. Esatto, sì.
sono sempre in giro per Napoli perché devo fare il pieno, diciamo, no? dei miei ricordi e poi, poi ripartire. Certo, capisco. E beh, questa è una cosa bellissima, certo, comunque per te che comunque sei di qua, diciamo una certa malinconia, perché Napoli, di tutto quello che si sente, che purtroppo è una realtà, ma Napoli è bellissima e meravigliosa, e io a volte mi viene una grande rabbia dentro, perché dico, ma tutto quello che si dice del sud e in special modo di Napoli, ma Napoli non lo merita, perché Napoli è una città meravigliosa e bellissima. Hai ragione. E quindi non voglio parlare male, però tante cose sono ingiuste, forse anche molta colpa di noi napoletani. Ma comunque vedrai che comunque insomma, io come interprete della canzone antica, storica, napoletana, classica e neoclassica, certe volte mi viene veramente un nervoso dentro, perché dico, ma io canto qualcosa che era di una volta che oggi non c'è più. Sì, proprio così, guarda. Però noi ci sforziamo sempre comunque di ribadire che nel nero, nero, nero che c'è, comunque questa nostra regione ha di fondo qualche cosa veramente di bello, di meraviglioso, che non si può sottovalutare. Certo. Eh sì, difatti. Scusami, Saius, non ti volevo interrompere. No, 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 però volevo che tu leggessi la cosa che ha scritto Walter. Sì, sì, infatti. E mi allaccio a quello che ha scritto Walter, che come al solito condivido, come gli ho risposto in chat nel frattempo, e posso ribadire, scusatemi se metto l'ego al centro un po' del discorso, quello che tu hai detto appena adesso, Maria Rosaria, perché ti, guarda, io a Napoli sono venuto solo una volta, un paio di volte, adesso non ricordo, e la sensazione che ho avuta, vabbè, considera che naturalmente io d'origine siciliana già il sud lo conosco, quindi non mi meraviglio, sai, se magari uno viene dal nord tutto ordinato e pulito e viene giù, che vede quello che vede, naturalmente ha, non dico dei pregiudizi, ma si può fare anche un'idea di un certo tipo, quindi non mi spaventa, insomma, la cosa, cioè conosco già i rumori, il disordine, le cose assordanti, il non ordine, ecco, diciamo, che è anche un suo fascino giù. Beh, certo. Ti posso garantire che la cosa che mi ha colpito è che forse in 2 chilometri quadrati, non so cosa dirti, da Piazza del Plebiscito, il Maschio Angioino, ma poi il Teatro San Carlo, la Galleria, tutta quella zona lì, io in quei chilometri lì ho rivisto in pochi chilometri tutta l'Europa, tutto quello che ho visto in giro per l'Europa, in sintesi l'ho vista a Napoli, come stili, come, adesso sto anche un po' esagerando, ovviamente, sto anche, lo dico anche in maniera un po' provocatoria, però è incredibile come in quello spazio, in quell'area lì di bellezza poi architettonica, soprattutto storico-culturale ovviamente, si sia racchiuso un po', diciamo, tutto quello che girando per Europa, per le varie capitali, puoi vedere, e lo vedi a Napoli così poco, quindi pensa al sud quanto capitale e valore ha, poi anche paesaggistico, climatico e culturale, che sappiamo. Peccato che, come dicevi tu, appunto, non viene valorizzato adeguatamente. Che io dico sempre, ad esempio, in Sicilia, ma anche in Campania, in altri luoghi dovreste e dovrebbero essere ricchi come in Tirolo. Con le diciamo così, potenzialità intanto della gente che ha, perché sappiamo le risorse del sud, ma anche le bellezze culturali. Per cui volevo chiederti, ecco, ritorno a una domanda iniziale che volevo farti, ma ti vorrei lasciare con Saius parlare, soprattutto perché è bello sentirvi. E volevo chiederti, quindi, questo fatto di cantare, di fare concerti in giro, mi dicevi appunto che abbiamo anche salutato prima gli amici. Finalmente sono esatto. Esatto, perché ti chiedevo anche all'estero come va. Sì, devo fare dei concerti in Svizzera. E niente, dopodiché stiamo adesso organizzando, adesso dovrà uscire il mio disco, che stiamo ancora, diciamo, per attuare, definire,
con i testi che sono del maestro Luciano Somma e le musiche del maestro Antonio Chieri, e quindi è tutta Vardi. E niente, poi vi informerò della cosa, si farà la pubblicità. E poi c'è questo concerto delle Villanelle Napoletane che si andrà in Svizzera, e dopodiché niente, spero che ci saranno tanti tanti altri susseguirsi di repliche. Certo, che magari ovviamente nella tua pagina Facebook pubblicherai, e anche certo, con i vari link. Certo. Per cui, tra l'altro, appunto, incarno un po' quello che stanno chiedendo dalla chat, le prossime date che Salvatore chiedeva, che abbiamo salutato e hai salutato prima, e dove andrai a andare prossimamente. E quindi dicevi in Svizzera, magari se ti ricordi anche qualche data o qualche luogo, che se ci sono degli amici della Svizzera o là vicino che vogliono venirti a vedere. E poi ti riporto, e qui veramente calco quello che dice Alessia, che saluto, che è appunto in chat, una web radio ascoltatrice, che fa i complimenti alla signora Vardi per l'eleganza e l'umiltà. E qui mi associo anch'io, perché in effetti è bella questa tua signorilità d'altri tempi, se posso permettermi. Ti ringrazio. Ci mancherebbe. Ringrazio veramente Alessia nell'aver, diciamo, con tanta grande sensibilità aver recepito il mio pensiero. E io penso che l'umiltà sia fondamentale. Ragazzi, non bisogna essere arroganti assolutamente, perché l'arroganza è una cosa bruttissima. C'è sempre da imparare, ma tanto. E non è mai finita. Sì, infatti. E il tuo esempio è bellissimo, veramente, quindi ancora tanto di cappello. Poi per me essere artista, cioè, è una cosa bellissima poterti esprimere, anche il momento in cui inizia per me io sul palco la musica è un momento magico, che mi emoziona sempre. Eh sì, ed è un dono. Come la prima volta. Sì, infatti, è bella questa cosa che hai detto, come se fosse la prima volta. Sempre. È vero, quindi anche tu ti emozioni, cara Maria Rosaria, e c'è sempre quella paura di emozione prima di andare in scena, vero? Nonostante no, devo dirti, non lo so, adesso poi diventa un po' anche una cosa così, quasi, cioè l'emozione c'è sempre, ovvio. Però è normale, perché comunque qualche cosa che lo fai da sempre, poi sei te, è qualcosa che non è sei tu, è qualcosa che ce l'hai dentro, quindi c'è, cioè, anche se, diciamo la verità, se è insito in te anche un po' l'esibizionismo, perché se non ci fosse l'esibizionismo non potresti far nulla assolutamente. Grande Maria Rosaria, ti abbraccio perché ogni tua parola è veramente preziosissima, e naturalmente mi trovi anche concorde su questo, che è un po' la base, nel senso che comunque uno lo fa perché ha un dono, come hai detto inizialmente, ed è bello quello che hai detto del dono, e poi anche la fortuna, ribadiamolo, di poterlo anche esprimere e donare agli altri, perché poi è anche un piacere ascoltarti magari, e dai gioia. E poi in effetti un po' di esibizionismo lo dobbiamo mettere, lo abbiamo di base. E questo è alla base, sì. Perché non potreste mai toccare neanche il primo passo per salire sul palcoscenico. Sì, bravissimo. Sempre con quell'umiltà che però tu descrivevi prima, che appunto in cui concordo appieno, perché di arroganza e presunzione, oltre che di volgarità, se mi posso permettere, ce n'è tanta, vero Maria Rosaria? Specialmente in questo ambiente, sì, tantissimo. Intanto io ti... una situazione pazzesca. E poi diciamo che anche per il settore che io tocco è classico, autori di una certa importanza anche, e a Napoli non è semplice relazionarsi in questo campo, perché comunque devo purtroppo essere, io sono una persona molto sincera, vince molto il neomelodico, non che io lo
lo odi, però purtroppo con Napoli c'è questo confronto, ed ecco che io, la mia grande soddisfazione è il relazionamento che va oltre Napoli, internazionale, oltre. Infatti perché volevo chiederti come Napoli va a volte a me mi fa... Infatti volevo chiederti come va a Napoli, perché... Purtroppo c'è questo problema qui che è così. C'è una stragrande maggioranza che non ha una certa cultura in questo senso e ama quel tipo di musica lì, quindi per noi che abbiamo, facciamo questo settore abbiamo un pochino più di difficoltà nell'essere seguiti, però ovviamente da un pubblico più sensibile, più particolare, più colto. Quindi comunque è un target anche di un certo tipo, ovviamente, quindi non solo. E ti così giro dalla sempre dalla chat i complimentissimi alla signora Vardi da parte di Paolo, un certo Paolo, che poi vedo che ha cambiato nickname, poi non so dirti bene in se era Alessia di prima, magari ci sono degli amici che salutiamo ovviamente, ed dice: sono contento di aver ascoltato una voce così dolce e spero tanto di poter ascoltare presto le tue canzoni. Questo ti scrive Paolo. Ti ringrazio. La chat, cioè, cerco di dar voce anch'io a quello. Ciao, che... Paolo mi senti allora? Eh sì, presumo proprio di sì, magari si scriverà. Quindi ciao Paolo, un caro abbraccio a Walter e poi Salvatore, chi ancora c'è in chat? Grande Maria Rosaria, e naturalmente ci siamo sempre noi, poi c'è anche, prima abbiamo sentito Alessia, appunto abbiamo sentito Alessia. Sì, e quindi e appunto Walter che ancora scrive e Salvatore che ciao ti... Maria Rosaria. Esatto, ciao Maria Rosaria, ti scrive sempre Salvatore. E volevo lasciarti nelle mani nelle di Saiuz, delle Fauci di Saiuz, perché abbiamo solo 10 minuti scarsissimi, sì. Perché sono già le 22 ragazzi. E 51, ecco Luca. Prima di lasciare la Saiuz io volevo togliermi una curiosità. Sì. Tu sei solo un artista, ma sei anche mamma, sarai moglie. Vabbè, certo. Quello che ti volevo chiedere, la tua famiglia, no? Come cioè, ti aiuta, ti sostiene oppure dice vai avanti tu, noi facciamo finta come... Non ti diamo fastidio, ecco. Non ci mettiamo di traverso, ma non ti appoggiano neanche. Dimmi tu. Ma no ragazzi, io, cioè i ragazzi sono cresciuti nella musica, erano piccoli e io andavo in teatro e loro erano giù sotto il palco, e quindi ho fatto 2 festival di Napoli nel 97 e nel 98, mia figlia adesso oggi ha 23 anni. Sì. E poi io ho 3 ragazzi, 2 maschi e una femmina, 27, 21 anni e 23 anni mia figlia. E quindi niente, no, loro ovviamente mi sono molto vicini in tutto questo, amano, sono molto orgogliosi della mamma. E poi vabbè, ho mio figlio che anche lui è musicista, è un rapper, e mio figlio Davide, e invece l'altro fa del giornalismo e scrive, e la ragazza invece anche lei ha una bellissima voce, insomma siamo tutti un po' artistoidi in casa, e una bellissima voce, canta in chiesa, però lei si limita a cantare in chiesa perché non ha, è molto timida. Ho capito. Supportatissima dalla famiglia, sì, assolutamente. Ecco, questa è importante, penso, no? Adesso io non sono un artista, ma comunque avere un appoggio da parte dei familiari a cui tieni di più, che sono i figli, immagino, deve essere qualcosa di importante. E addirittura il figlio rapper, però... Sì, mio figlio è un emergente rapper, sì. È molto bravo, scrive lui i testi, fa le musiche, tutto bravissimo. Anche lui è su YouTube. Quindi potrà venire ospite.
quando vuole anche lui, se vuole farsi promozione, qui è spazio anche per Lucinei, sai, su radio, quando vorrete. Sì, Davide Nicosia si chiama. Bene, quindi andate a vedere Davide Nicosia. Davide Nicosia, anche lui su Facebook. È tutto a fuggire, mentre c'è un ragazzo di 21 anni. Certo, e quindi invitiamo anche i nostri cari amici web radio ascoltatori ad andare a vedere questa pagina in Facebook. Cara Maria Rosaria, sono le 22.54, abusiamo di te ancora per 5 minuti perché poi e sappiamo che devi scappare, se devi andare ti lasciamo andare. Come vedi il tempo veramente fugge, corre, ormai è una caratteristica che ogni volta con tutti gli ospiti va a finire così, che non abbiamo mai tempo abbastanza, comunque la trasmissione poi procede fino alle 11.30 ed è sempre riascoltabile. È stato un colloquio meraviglioso, spero che tutti i miei amici Paolo, Alessia, Walter, Salvatore, che possano ascoltare le mie canzoni, che come avevo detto sono su YouTube, Facebook, Twitter e tutti i mezzi di comunicazione, e quindi saluto tutti quanti voi, Gianluca, Caius, Luca. Brava! Grazie. Ricordo bene tutti. Grazie Maria Rosaria. Ma sei eccezionale anche in questo, perché ti sei ricordata anche gli amici della chat. Ti voglio dire, scusa se ti interrompo, che Paolo è il fratello di Alessia, ecco perché aveva cambiato nome in chat evidentemente, e la mia famiglia è qui per ascoltarti, saluti alla redazione, quindi lo ringraziamo caro Paolo e Alessia di cuore, vi ringraziamo per essere al nostro ascolto e ricambiamo i saluti anche a voi. E da Maria Rosaria, quindi, che è contenta. Vi ringrazio, aggiungetemi come amici su Facebook, sarò molto lieta di avervi vicino e di seguirmi. Vi ringrazio. Molto alla bene. Prossima. Caro Saiuz, volevi fare un'ultima domanda a Maria Rosaria? Volevo, o la saluti? Volevo dire soltanto una cosa a Maria Rosaria. Spero Saiuz, che sì. Sì, Saiuz, ma Rosario è il mio nome, vero? Rosario, esatto, Rosario è il nome vero. È un mio nome di battaglia, forse. Sai, forse sì. Forse. No, che a maggio sarà a Napoli, spero. Mi ha fatto bene. La voglia di scendere giù, Maria Rosaria. Bene, bene. Quale bella cosa potervi conoscere di persona. Molto bene. Comunque io vi farò sapere, saremo sempre in contatto per voi e per tutti i miei amici che mi stimano e apprezzano il mio essere artista. Vi terrò informati su tutto ciò che io farò, tutte le date, il periodo, eccetera, eccetera. Molto bene, e noi avremo il piacere di promuovere divulgando le tue cose senza problemi, tu facci sempre sapere e faremo, e ritorna quando vuoi, le porte sono sempre aperte anche per te, annoverata fra gli amici di Saiuz Web Network. Grazie ragazzi, arrivederci. Ciao, un grande abbraccio a tutti. Ciao Maria, un abbraccio. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie, e auguri anche a te, e auguri di buona Pasqua, una serena Pasqua anche a te, un abbraccio. Grazie. Grazie, ricambio. Arrivederci. Grazie. Un bacione, ciao Maria Rosaria. Bene cari amici, allora avete ascoltato dalla viva voce di Maria Rosaria Vardi, quell'ospite che abbiamo avuto in questa serata. Non andate via, perché sebbene l'ospite ci abbia dovuto salutare a 2 minuti alle 11 quasi, la nostra trasmissione in diretta web del lunedì sera va avanti, e vi ricordo che se ve la siete persa o volete farla ascoltare ad altre persone è sempre a disposizione nel nostro fantastico sito, che appunto è il www.saiuzwebnetwork.it. Ed ora andremo avanti con la nostra trasmissione, ma prima di procedere ascolteremo un brano, naturalmente come già detto non della nostra cara Maria Rosaria Vardi, perché essendo sotto SIAE, ribadiamo per coloro che magari ci stanno ascoltando per la prima volta in questo momento, non trasmettiamo musica SIAE e quindi non possiamo trasmettere un brano di Maria Rosaria. Sarebbe stato carino, ma da sé lo sappiamo, ascoltare i brani degli ospiti che abbiamo sotto SIAE, ma non possiamo. E quindi caro Saiuz, cosa andremo ad ascoltare per poi riprendere la nostra chiacchierata insieme io, te e Luca?
Si è addormentato. Si è addormentato, no. Lo sapevo. Salius non dorme mai. Ti ho mandato il titolo del brano così perché sai che il mio inglese è oxfordiano. No. No, il tuo inglese è migliorano, è migliorato. Non mi permette di dire i titoli dei brani, perché poi, anche se li dico, voi siete lì pronti come delle faine lì ad agguantarmi per dire quando ho sbagliato, quando dico giusto, eccetera. Quindi, Natolia, per piacere, Natolia Gianluca non è un osso. Eccolo. Anzi, volete che le faccio dire a Natolia il titolo del brano? Ma guarda, Sainz, no, vorrei hanno vorrei già abbandonato la chat, vero Luca? Esatto, già tanti, sì, lo so che lo volevi dire. Sainz prende la parola, la chat prende e fugge. È no, veramente siamo onesti, l'hanno abbandonato un po' prima, già quando l'avevo presa io che dicevo che Manesale andava via, e già lì il fuggi fuggi ce ne basta, è finito, non ci interessa più niente. Uè Rosa, non abbiamo neanche parlato in napoletano, in qualche slang. Uè Ciovino, il mano a mano dove andate? Vabbè, ma dobbiamo farci capire da tutti quanti, no? Se non è che possiamo. È vero, è vero. Sì, e infatti scusa, adesso sai, il brano. Scusa, Sainz, perché quando parli italiano ti capiscono tutti quanti, perché non. Sì. Anche su questo avrei qualche riserva a riguardo. Ma guardate la chat di Skype e vedrete il titolo del brano. Certo, allora, stiamo vedendo, non c'è bisogno. Vai, lui... Aspetta, no, show vabbè. Me what you got. Go away, che è diventato un pochettino cioè non volato una cosa se voi mi fate dire i titoli delle canzoni napoletane le so dire esatto. ma non in inglese Cina... Ah Luca, le canzoni di Wei Shina Bashi, Goppa Mundagni, questa è Sainz. Oh, parlato voglio, questa è una canzone. Da buon napoletano, so parlare in napoletano, so bene. Eh beh certo, se non lo sai parlare tu. Non si sente però, come noi non si sente una vagamente. Vagamente, no, così. Diciamo che la cara Maria Rosaria, che è stato un piacere appunto avere, la serenità anche che ci ha trasmesso, veramente la gioia, e come le ho detto, mi ha positivamente spiazzato, no? Perché non aveva alcuna inflessione per niente poi campana o napoletana, tantomeno, e anzi sembrava appunto... neutra o comunque del nord, centro nord, ma senza grosse, per cui caro Rosa, alla fine non ti ha dato stimolo e spunto a fare qualche quello. Invece quando ha cominciato a nominare dove è nata il quartiere San Ferdinando, dove è, allora a un certo punto cominciava già a viaggiare per Napoli. Io. Prego. Mi ritrovavo per via Chiaia a farvi le passeggiate che mi faccio quando vado giù. Che sono gli unici momenti in cui lui cammina, cioè, mi chiamano l'uomo sedia, se no. Esatto, non solo perché una figura mitologica, diceva qualcuno, metà uomo e metà sedia e metà tarso, direi io, la battutaccia. Ma quindi show me what you got. Yes di... baby, show me. L'artista non lo sappiamo, ma ci piace così. Esatto, perché caro Luca. No, Sainz, l'artista è Ei. Poi è scritto, scritto 14 ice. Esatto. Cari amici, noi vorremmo 14 farvi... esatto, che sarebbe 14 ice. Ah, sono i 14 ice, ecco perché dicevo... Esatto, volevo arrivare lì. Cari amici, io vi vorrei far vedere il titolo come è scritto. Per capire quanto di oxfordiano e con derivazioni di Cambridge abbiamo in questo nostro uomo tarso. 5-6 minuti per mandare un brano, a questo punto lo potremmo anche mandare. No, ah, è subito. E allora, con il bau di Natolia, con il bau di Natolia dico... E vai! Spera. Show me what you got. Non so se è partito però, eh. Vabbè, non importa tanto. Ho chiuso. Now
E ritorniamo, eccoci qui di nuovo in diretta web radiofonica dal palinsesto di sitewebnetwork.it. Abbiamo avuto questa nostra ospite, Maria Rosaria Valdi, che ci ha tenuto compagnia in questa bellissima ora, dico bellissima perché veramente ci ha trasmesso grandi emozioni con la sua umiltà, umiltà di un artista che diciamo con le unghie e con i denti, facendo gavetta, si è diciamo ben distinta non solo a livello locale ma bensì anche a livello internazionale, e avere artisti di questa natura a noi non può far altro che piacere, perché comunque questo è lo scopo di Sites Web Network, no? Lo scopo di Sites, colui che ha inventato questo sito, questa radio, questo network, dare voce a tutti, e anche se di fatti sono presenti, come nel caso della Maria di Rosaria, dall'altra parte dello stivale, no? A Napoli, questa bellissima città che mi manca tanto, perché comunque è da diversi anni ormai che non ci vado, ed è veramente un paese che devo assolutamente tornare a visitare. Quindi io ho detto questo, a questo punto potrei... Sì, Luca, volevo finalmente passare la parola a Gian, perché vorrà sicuramente ricordarci il nostro caro Gianluca che cosa ci sarà questa settimana dal punto di vista del palinsesto. Una volta tanto lo puoi dire tu, se ti va. Ma non lo so, per cui siccome è da buon ex direttore artistico non so cosa succede in questo network, vi invito ad andare nel sito. Bravo. Visto come la cavo ormai. Caro Luca. Ui, visto sì, ya da fria. Oh, ya. E chi stiamo triatri, Luco? Luco? Da sapere che beh, anche se non so, visto, ti ho sviscerato dalla manica un asso di coppe. No, invece volevo allacciarvi, forse non mi sentivi, ci si parlava sopra perché cercavo il secondo per intervenire un attimo, che come hai detto giustamente è stata questa bellissima ora, e come possiamo notare, caro Luca, come dico sempre, quindi facciamo notare ai nostri amici, concorderai logicamente con me, come da ogni ospite e da ogni persona, no? Nella vita anche in generale, si impari e si tragga sempre qualcosa. E come puoi notare, da questi artisti è sempre bello sentire la passione, il sentimento, l'umiltà, o comunque vedi che accomuna sempre la fatica del sacrificio, del comunicare e trasmettere qualcosa. E quindi anche da Maria Rosaria è stato bello apprendere la sua arte e il suo dono, come lei stesso ha detto, e quindi vedi che da ogni artista ci lascia sempre qualcosa, ed è un piacere poi che si trovino bene con noi e che diventino nostri amici. Dico bene, Luca, che non sento replica? No, esattamente. Ero catturato dalle tue parole, caro Gianni. Sì, a me piaceva perché avevo una mazza che... perché in radio nessuno lo vede. Da quando non c'è più l'ospite è cambiato totalmente. È iniziato a parlare in dialetto, è iniziato a parlare di mazza. Insomma, rimaniamo su una trasmissione seria. Come tu ci hai insegnato. È bellissima comunque. Tu ci hai insegnato, sì, che non... vabbè che ho l'immagine di Gesù Cristo grasso, però insomma... La tonnellata e mezza che ci sta parlando. Esatto, capello lungo e barba, sembro Cristo, ma non mi hai chiamato per fare la passione, vabbè, non ho capito perché però... no, e quindi cari amici, come Luca suggeriva, no, veramente non ne so nulla, e quindi vi invito ad andare come me in questo momento nel nostro sito, quindi anche coloro che ci ascoltano, replicati da altri nostri partners o comunque altri nostri amici che ci replicano nei loro siti, e tra cui vogliamo ricordare, caro Luca, il Massimo Bonella di stavo vicino di The Rockman History, no, perché c'ho qua avanti di Pianeta Oggi TV, con cui collabora appunto con Siles, che si scambiano sempre dei filmati, che ci replica Roberto di Indie Arts, il sito di Indie Arts che sicuramente manda in onda la puntata, e quanti altri magari che noi non sappiamo che mandano in onda questa diretta dei lunedì sera dalle ore 22, sempre ore italiane, e in tutto il mondo ci potrete ascoltare. Vi ricordo allora il sito, che è www.saiuz. Che cosa? Come? Saiuz. Webnetwork.net. www.saiuzwebnetwork.net. Per chi ci dovesse, è il blog, .it.it è il sito. Mi sono un po'...
incartato, perché sai, vado in default, io ho in memoria, no, ancora quello vecchio. Effettivamente, aspetta, per tanti mesi siamo andati col punto net, quindi effettivamente, sì, quindi... hai ragione. Anzi, ricordiamo che il sito era, come dicevi tu in una storica battuta che a me piace sempre citare, e dando sempre merito, una leggenda metropolitana diventata realtà, però diventata realtà e che non si poteva nominare, perché chi andava nel sito vedeva le cose di mesi addietro e quindi non era aggiornato come il blog, e quindi non nominarlo più, non lo dire il sito, non nominarlo più. Abbiamo ricevuto minacce di morte, non dal cartello colombiano, anzi ringraziamo che ci seguono e che non ci chiediamo ancora come, e quindi ricordiamo appunto il sito. Io, anzi, Luca, ringrazia che non dico Science Web Radio, che era ancora quello precedente, che dopo un anno che me l'ha fatto inculcare in testa, sai, Sitz Platz, come quei cari, sì, una violenza psicologica, uno stupro psicologico, deve dire che prima era science.com addirittura, e quindi qua abbiamo fatto un escurso salitroso per i nostri cari amici che ci seguono da sempre. Andate nel sito nuovo, che è veramente stupendo. Faccio ancora i miei complimenti di cuore a Saiuz e al grande e prezioso Luca per il lavoro che hanno fatto e dedicato. E guardatevi che bel palinsesto con le date del giorno della settimana, esatto, che ci sono. Quindi www.saiuzwebnetwork.it www.saiuzwebnetwork.it. Dimmi, ma pure, il sito infatti è fatto come tutto il network, tutto il palinsesto è fatto di contenuti che abbiamo arricchito in questa nuova riedizione di questo nostro di questa nostra radio, web network, e difatti domani alle ore 21:30 come trasmissione ci sarà, andrà in onda in diretta La Via del Cielo, La Via della Terra, questo programma culturale che ormai ci siamo focalizzati, no, già su questi programmi culturali, sì, e che tratta questa tematica orientale che è il Feng Shui, e direi che stavolta l'ho pronunciato bene perché mi sono impegnato, sì, no, perché si pronuncia così, ho scoperto, e dicevo, diretta tenuta da Ettore, che in questa ora ci racconterà, ci spiegherà, facendo anche, ho imparato nelle ultime puntate dei giochini molto carini, ci spiegherà appunto come affrontare al meglio la propria vita, partendo dal luogo più importante, ovvero casa propria. Ma vi dicendo l'abitazione, stavo dicendo l'abitazione. E perché stavi dicendo l'abitazione, perché, caro Luca? Perché sono curioso. Anche Natalia è curiosa, e Adalgisa dov'è? Ma cosa dice, signor Gian? Voi due siete veramente fetenti e cattivi. E meschini. Il mercoledì ti piace questo? Sguscio via. Sguscio, esatto. Un'anguilla proprio. Sbriscia. Esattamente. Il mercoledì 27 marzo. Esattamente, 27 marzo. Bello. Esattamente, che è un gran bel giorno 27 marzo. Primo perché... No, scherzo. Bellissimo questo. Il 27 marzo è un giorno molto importante per qualcuno di noi, perché incredibile ma vero, ma compie gli anni, quindi il padrone di casa, rimanendo, sì, sul discorso abitazione, il padrone di casa compie non so più quanti anni, a me dopo si contano più. Non si contano più oramai. Anche non perché pensavo non li festeggiasse neanche, ma sembra che forse farà una festa. Non... Sai come quelli che non si sa quando sono nati? No, non la faccio la festa, eh. Ah, ma cosa potremmo regalare? È una minaccia o... Esatto, come c'è, no, una macchina da spostare. No, no, non faccio la festa perché... perché arriva a tot che poi vado subito dopo tot, hai capito? Cioè... Cosa hai detto? Guarda, dimmi, io me ne vado. Allora, questa sera hai parlato per un'ora, non hai detto nulla e sei stato, esatto, benissimo. Quando ti chiamavamo in causa noi. Esatto, dalle ore 11 hai iniziato a parlare in dialetto napoletano o partenopeo. Hai parlato di masse, a caso, oltretutto senza, no, motivo. No, fermati. Se tu guardavi il video di Gianluca, perché i nostri amici che ci ascoltano sulla web, ma non vedono il video.
No, no, aspetta, aspetta, sai, ti insegno questa cosa. Se ci ascoltano, non stanno neanche guardando. Non ci possono vedere. Sono ascoltatori e non spettatori, scusate. Esatto. Quindi diciamo che rimanendo su un contesto web radiofonico come tu hai creato, rimango serio. Il contesto web radiofonico, i nostri ascoltatori appunto ascoltano, caro Saius. Ma io stavo parlando del palinsesto la settimana scorsa, belli miei, voi che fate tanta ciociara, non sapete, in realtà lo sapete bene, la settimana scorsa, il mercoledì, è andata in scena la primissima puntata, quindi l'esordio ufficiale di Liberi Orizzonti, programma, indovino un po', culturale, condotto da Luisa e Melissa, che si sono veramente ben come dire, non mi vengono le parole questa sera. Si sono ben distinte in questa chiacchierata con questo scrittore Sergio Ruggero, che ci ha tra l'altro molto ringraziato durante la puntata, ci ha raccontato un po' la storia della sua vita, di come è arrivato a scrivere e quant'altro, e ricordiamo che è un appuntamento che andrà in diretta ogni due settimane, quindi mercoledì scorso e la settimana prossima andrà in scena appunto la seconda puntata. Sempre come cuore del programma, l'intervista non ad artisti musicali, come ormai vi abbiamo abituato a fare il lunedì, ma bensì con interviste di artisti di penna, quindi scrittori, autori o poeti o quant'altro, mettiamoci anche chiunque abbia voglia di scrivere, no, chi che e sia. Ecco, io, e sai, dà il suo contributo ancora una volta. Per fortuna ha detto solo questa, e io non butto la palla e l'amo, perché veramente qui scadevamo dalla cultura, andavamo dalle stelle alle stalle, con la... non dalle stalle alle stelle. Tra l'altro, Melissa in chat, che ricordiamo è la conduttrice insieme a Luisa di Liberi Orizzonti, ci saluta, ovviamente inneggia il nome del suo programma per ovvi motivi. Non tanto spazio Marchetti. Spazio Marchetti. No, quindi no, scherzo a parte. No, quindi è un programma che sicuramente ci sta dando, perlomeno la prima puntata, buone soddisfazioni da due ragazze che risultano essere veramente, veramente in gamba. Veramente. Sì. Gian, cosa facciamo? Mandiamo un brano, visto che abbiamo... Io direi di sì. E forse questa sera potremmo anche finire in orario decente, anche per noi stessi, per rispetto delle nostre vite. Anche personali, e direi possiamo mandare un brano. Cosa ci manderà? Che i titoli sono veramente un programma. Questa sera che li voglio fare leggere a Science. Che fetenti che siamo! Cosa ci ha preparato il cuoco? Don't forget to turn the ligget out. Grande Science. Applausi a scena aperta, standing ovation per Science, che comunque. Recidivo continua. E raccontaci, caro cuoco, maître Saius, come ci delizi questo piatto servito in salsa agrodolce di Kelly Allen? È un omelette. L'omelette l'ha fatto Shakespeare con la Bashuaku. Esatto. E allora, dopo queste affermazioni, posso dire. Natalia, lo vuoi dire tu? Natalia? Facciamo dire sì, Natalia? E bau! Bau bau! Partito! Don't forget to turn the lights out. Non dimenticare, caro Saiuzzolo, di spegnere i luci fuori. We've had sense enough to know we'd reach the end of the line. There's a whole new world around the bend. But for every new beginning, there has to be an end. And before we say, I love you. Don't forget the way we danced.
like we never need a second chance. Now that room is cold and empty. Bene bene cari amici, ed ecco ci siamo ritornati in onda. Adesso passate, ecco qua le risate di Gian. Cioè, sai, Gian... però noi non ti facciamo mai prendere la parola subito dopo lo stacco musicale. Ma esatto. Avvisa che siamo in onda. Esattamente. La cosa bella, di Luca. La cosa bella di Styles, esatto, è proprio questa, che lui comanda in tutto e per tutto questo network, però ogni tanto si dimentica che ci siamo anche noi. Esatto, e quindi... che stai andando in onda che mancano pochi... Perché poi, io che poi non voglio le parolacce in pubblico, è l'unica volta... Che figura, dicevamo, Saiuz. La taglierai per la replica questa cosa, vero Saiuz? Perché ricordiamo che questa trasmissione, come parlavamo prima, del palinsesto, va in onda in replica il giovedì pomeriggio, vero Saiuz? Ti dobbiamo imboccare le cose perché ormai giovedì dalle 14. Esatto. E 14 cosa succede, Saiuz? La replica. La replica di provvisoriamente i due compari più uno. A proposito, caro Salz, mi è venuto in mente, ma non c'è un pubblico che ci ascolta e ci fa gli applausi durante le battute? Te la butto lì così, mi chiedo, perché siccome vengono spontanei. Ti dirò, non può esserci. Non può esserci. Ah, peccato. Stasera. Peccato. Pubblico... Mi piaceva ieri sera però questo pubblico che applaudiva. Perché no, cioè nel senso che il pubblico applaude, ma staranno applaudendo i nostri amici che non li sentiamo. E se non applaudono è che se non ci arriva. Non applaudono? Non applaudono. E allora c'è qualcuno che ascolta in chat, dici qualche cosa che ti applaudono. Ma a me non mi risponde mai nessuno in chat. Non ti applaudi? Eccolo qua, è arrivato l'applauso. È arrivato l'applauso. Sento un applauso in giro. Io speravo che tu, Saiuz, mandassi altri applausi. Senti. Io ho un udito. È una, come si dice, una standing ovation? Non stand in ovulation, però insomma. Va bene, allora, caro Saiuz, dai. Dici pure tutto. Allora diciamo subito tutto, nel senso, perché non abbiamo ricordato alcune cose fondamentali che sono i nostri, abbiamo detto i nostri indirizzi email. Non abbiamo detto nulla. Cioè, è pazzesco, perché intanto è partito con un tono proprio funebre, cioè, tristissimo. Pareva già la mano sul cuore per non sì, dire. Sì, infatti anche ho detto che è successo. La Meli ci manda un clap, quindi il clap l'abbiamo avuto. Certo che sembra un linguaggio in codice, comunque non si capisce mai quello che dice. Sì, è vero, perché non si capisce il tono, il timbro, nulla. Guardate la chat. L'intenzione, a cosa si riferisce? Ricordiamo, sì. La scherza a parte, le mail di questi tre baldi giovani. Saiuz, che info@saiuz.com, Gianluca Baldi Giovani ride, d'altronde come potresti fare altrimenti? E naturalmente parti dal più grande dei giovani. Dal più saggio. info@saiuz.com, la mail del capo, colui che questa sera per un'ora non ha parlato e per gli altri 30 minuti ha detto solo castronerie. Gianluca. Grazie. Posso dire quella di Gian? No, perché non importa, anche se non la dici non c'è bisogno. Infatti, Gianluca@saiuz.com, quest'uomo che ride di sottofondo, il direttore artistico, colui che comanda, pure ride. Colui che comanda e decide cosa mandare in onda e perché anche. No, a che volte... falsi. Che poi non firmo cose che mi trovo in galera, perché sai come l'amministratore delegato delle aziende che non sapeva neanche tu sei quale.
dicevamo. Esatto. Poi, e ovviamente poi il sottoscritto, luca@savitz.com, quello che praticamente mi avete caricato di oneri più che di onori. E d'altronde, però, ormai io mi ho questo ruolo, me lo tengo perché non trovereste nessun altro qua a fibbiarlo, no, scherzi a parte. Esatto. E beh, tra l'altro, il vero direttore, lui è. Il direttore di cosa, vorrei sapere? No, dai, scherzi a parte. E ricordiamo sempre che questo network è in continua evoluzione e abbiamo rinfoltito le fila, li stiamo ancora rinfoltendo con questi nuovi acquisti, vedi Ettore con la Via del Cielo e la Via della Terra, vedi Melisa e Melisa Luisa e Melisa questa è stata bella, ho unito mi odieranno, dicevo. Aspetta, facciamo un rewind. Lui è fissa con Liberi Orizzonti. Tra poco si aggregheranno anche Barbara ed Evelyn con una trasmissione sulla quale stiamo ancora lavorando, quindi non abbiamo ancora un titolo. E ovviamente poi tutte le collaborazioni che abbiamo, i nostri partner, che ovviamente trovate all'apposita sezione su sitewebnetwork.it. E altre cose che non abbiamo detto, dove siamo presenti? Facebook con Sayuz Web Network tutto staccato, con su Twitter, che se non sbaglio è @Sayuz, correggetemi se sbaglio. Sì, su... sì, è giusto. No, ridevo per prima perché Sayuz Web Network tutto staccato. Se tu provi a scriverlo tutto attaccato, non ci siamo, incredibile. No, infatti è Sayuz staccato Web Network, poi. E quindi tutto staccato pareva un campo, ogni singola lettera effettivamente sì, esatto, pareva un camion rimorchio in discesa che si sganciava, sì. Perdeva il carico e che le lettere, tra l'altro Melissa si è offesa perché l'ho chiamata Melissa, come direbbe Sayuz, si è offesa. Esattamente, dicevamo, siamo anche su YouTube, ovviamente, e perché tutte queste puntate, cosa che dimentichiamo sempre di dire, potrete riascoltarle sul podcast, quindi sempre da sitewebnetwork.it ci trovate le trasmissioni a voi consona, potete vedere, ascoltare le vecchie puntate, podcast mediante Spreaker, e siamo presenti addirittura lì, siamo ovunque praticamente, cioè, è capito? Difficile non trovarci, è pazzesco. Hai capito? È consona. Come direbbe Totò. Esatto. Grande. Quindi, Arpan, ormai siamo arrivati una volta alla tanto, fine. Forse finiamo quasi in orario. Andiamo a letto in orario decente, senza aver parlato di nulla, quindi mi state eguagliando e anche superando. No, più che altro appunto voglio solo semplicemente completare per maggiore appunto completezza, così è ridondante la cosa, quello che diceva poc'anzi Luca, di YouTube, dove ci troverete le cose caricate dal grande Sayuz per voi, quindi le varie trasmissioni e rubriche, non solo nel nostro sito e blog e talvolta anche sulla pagina Facebook, quando il grande Sayuz si ricorda che si decide. C'è la nuova puntata di Rock Band History, Sayuz la carica, e su YouTube ci trovate con il nome Sayuz Radio, non ci domandate perché, ma è rimasto quello come canale web, perché poi trasmette anche le cose della web TV. Tra l'altro, spazio Marchette, mi permetto, perché poi non è Marchette, alla fine parliamo di noi e del nostro network, vi ricordo che finalmente questa settimana, con questa nuova puntata, che tra l'altro andrà in onda a mezzanotte, tra poco, ovviamente come al solito, di The Rock Band History, TRBH, giusto Luca? Sei fantastico. E dimmi com'è il network allora? Come si chiama il nostro network? Dimmelo che voglio godere. In Sayuz Web Network o in English web site? No, io voglio l'acronimo. L'acronimo è SWN. Ma quanto è bello. È tipo la CNN. Sì, cioè, però sapete una cosa, mi manca il chat. Ah,
Ah, giusto, sì. Eh sì, perché ricordiamo ai cari amici web radio ascoltatori che finalmente questa è la mia ultima puntata. Dico finalmente perché fuori staranno sparando i fuochi, staranno festeggiando. Ce lo siamo levati, esatto. No, puntualizziamo, non è la tua ultima puntata, ma non bensì... Chissà, quando torno, chissà il direttore artistico cosa avrà deciso della mia sorte. Fantastico. No, no, dai, scherzi, il vero direttore artistico, non diciamo, la marionetta, non il pupo messo lì politicamente titolare, il prestanome, il prestanome, dai, il braccio, la mente e o pieto, il pieto, il pieto, tu sei la mente, io il braccio e sai si pieto. No, no, dicevamo, sì. Quindi no, sì. È vero che non ci sarai, ma ritornerai, non è che sparisci. Non e... ci sta. No, scherzo a parte. Sì. E quindi non sarà presente alla prossima puntata, che ricordiamo quando è. Finalmente potremo parlare, oh, finalmente la chat si riempirà, arriverete a 2000 ascoltatori in minuto. Dai, scherzo a parte. Stasera... Gianluca dovrà fare lo striptease. Ah, beh, no. Per fortuna è una puntata solo ascoltata, quindi siamo messi bene. Dicevo, non saremo presenti la settimana prossima perché è lunedì di Pasquetta, rammentiamo. Saremo presenti, però, ovviamente, ripartiamo da lunedì 8 aprile 2013, dove avremo ospiti i Super Taylor Rock, questa band che ha a dispetto del nome, difatti non si cimentano in rock, ma in un altro stile. Infatti hanno un nome che infatti mi hanno impressionato. E dicevamo, le avremo il mi sono perso. Lunedì 8 aprile ci farà essere questa band, e che altro dire? Non vi anticipiamo nulla, per sapere come andrà, per conoscerli, non dovete far altro che sintonizzarvi, o meglio, drogatelo, vi prego. Fate una flebbo, perché ormai non ce la fa più Luca. Non ce la faccio più. Ogni tre parole. Guarda, è incredibile. Sto rotolando per terra. No, sì, sei col rimorchio di prima che si è sganciato. Tutto staccato. Sì, esatto. Sei con quello. Tu stai. Le lettere ti stanno facendo cadere. Sai come le botti nei film di Maspense? Sì, ecco, uguali. Cosa vuoi dire, Luca? Dai, se no glielo facciamo dire a Saius. Allora, Saius, devi dire. No, volevo solo dare una buonanotte a tutti. Notte. Sono 23:36 e non riusciamo a chiudere come al solito, e non stiamo dicendo niente da mezz'ora. Fantastico, perché noi abbiamo problemi di come riempire gli spazi. Specialmente. No, scherzi a parte. No, scherzi a parte, sì. Con quei quattro che sono rimasti dei nostri amici. Esattamente. Io sì, ti lascio lunedì 8 aprile 2013 avremo i Super Taylor Rock ospiti qui da noi. Perfetto, non ci sarà Gianluca. Peccato. Ma peccato, perché ti saresti divertito, ma sicuramente. Ma sì, io mi devo perdere le cose più divertenti, ricordatelo, fa parte della natura. Però ci saranno, penso, qualcun altro, tipo la Luisa o la Melissa o altri, immagino che potranno finalmente parlare, perché non ci sono io. È un classico. Esatto. E quindi che altro dire prima di congedarci? Io, da parte mia, ma ovviamente voi farete i vostri saluti, e auguro a tutti una buona Pasqua e riposatevi, che ne abbiamo bisogno tutti, io soprattutto, visto gli ultimi minuti di questa trasmissione, e do un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori presenti e anche futuri e passati, perché ormai se ne sono andati, perché passati sono pochi. Saius, cosa ci vuoi dire? O posso dire qualcosa io? No, ti lascio l'ultima parola. E allora di tu pure. Ragazzi, mi raccomando, ascoltate Saius Web Radio. Era un bravo ragazzo. È lì che fu che scese per le scale. che fu che scese. E Luisa, non ti preoccupare, non interverrà mai nelle tue trasmissioni culturali, non vi metterà a disagio con il poeta.
è lì che fu che scese. Ma che poesia, che poesia d'amore proprio delicata. Natalia vuol dire qualcosa? Certo, ma ha detto che vuole il polpaccio di Gianluca prima che non parte. È un osso. È bellissimo. Bene cari amici, allora vi ricordiamo che avete ascoltato anche questa serata lunedì 25 marzo 2013, questa dodicesima puntata dall'inizio di quest'anno al punto il 2013, quindi la seconda stagione, il secondo anno che andiamo in onda ed è la dodicesima, quindi dall'inizio di quest'anno non contiamo più invece quelle totali dall'inizio di questa avventura iniziata il 31 gennaio del 2012 dal sottoscritto Gianluca e Saiuz, e sempre riascoltabile nel nostro sito il www.saiuzwebnetwork.it, nel nostro blog www.saiuzwebnetwork.net, e naturalmente non solo in podcast ma anche in replica in onda sempre qui sulle web radio frequenze di Saiuz Web Network. In www.saiuzwebnetwork.it lo potete ascoltare il giovedì pomeriggio dalle ore 14 in poi. Ospite della serata è stata Maria Rosaria Vardi, questa cantante partenopea napoletana, appunto campana, che ci ha raccontato un po' della sua storia e della sua arte canora. E vi ricordo The Rock Band History, mi permetto di ricordarvelo appunto perché tra poco andrà in onda, che inizia questa settimana con una nuova rock band di cui vado a parlarvi dopo aver parlato dei The Who, questa storica band britannica eccezionale. Molti di voi la ricorderanno, la riconosceranno, magari i più giovani, per le sigle di CSI, questa serie televisiva di grande successo, Scena del Crimine, in cui la sigla iniziale, bella potente, bel rock, molto molto d'effetto, dava appunto l'apertura a questa trasmissione, questo programma, insomma non so cosa sto dicendo, però ascoltarlo. E comunque questa settimana invece si inizia a parlare di un gruppo altrettanto storico, veramente planetario, e ho lasciato la madre patria Inghilterra, l'England, il British Rock, l'hard rock e rock British, per andare in Australia dagli AC/DC, questo gruppo davvero strepitoso, però fatalità, le origini degli AC/DC sono sempre britanniche e quindi si va a cadere là. E quindi mi raccomando, ascoltatevi questa puntata e le prossime, spero che vi piaccia. Scrivetemi pure a gianluca@saiuz.com e soprattutto scrivete a luca@saiuz.com, che è il direttore generale di Saiuz Web Network. L'amministratore delegato, è il vero amministratore di Saiuz Web Network, perché naturalmente, come abbiamo sempre detto, lo spirito è vero e puro e ammirevole di Saiuz, quindi anche di Saiuz Web Network, dello staff in prima persona in prima persona, nel senso noi tre che siamo qui questa sera, è quello di dare davvero spazio e voce a tutti senza chiedere nulla, ma semplicemente con il classico passaparola e divulgazione e promozione reciproca, che va da sé, è la cosa più bella e antica di questo mondo. E naturalmente non fate battute su quello che ho appena detto dall'altra parte del vetro o del vetrino, e naturalmente contattate Luca appunto per fissare con lui un appuntamento. L'ho detto apposta così, perché quando mi è uscita la prima volta ho detto: per parlare, se non avete niente da fare chiamate Luca, sai, mi sento solo, non mi ascolta nessuno, questo sono io di solito, o per cose naturalmente riguardanti, esatto, per cose riguardanti Saiuz Web Network, chiamate comunque o contattate Saiuz nella sua casella di posta elettronica info@saiuz.com, perché vi ricordo che Saiuz Web Network è sia Saiuz Web Radio che Saiuz Web TV, quindi se voi avete delle cose da mandare in onda, naturalmente radiofoniche sotto licenza Creative Commons, quindi non si ha da ascoltare, fate parte di band, rock band, gruppi teatrali, gruppi musicali in genere, bande, quindi anche di concerti bandistici da farci ascoltare, di concerti lirici, siete cantanti, poeti, scrittori, artisti, insomma in senso lato a 360 gradi, naturalmente scrivete pure a noi tutti, perché potete usufruire degli spazi che diamo a disposizione nel sito, nel blog, quindi qui in internet, nel web, nelle varie pagine che abbiamo anche in Facebook, ma anche, perché no, nei palinsesti, quindi ascoltabili e guardabili sulla Saiuz Web Radio e sulla Saiuz Web TV. Mi raccomando, non perdete questa occasione che vi dà Saiuz, è davvero preziosissima. Come tutti gli altri artisti, anche voi potreste venire ospiti in trasmissione da noi per quanto riguarda Saiuz Web Radio. Io voglio salutare naturalmente anche
Un mio amico Marco, che è un blogger, dopo magari daremo anche il sito, l'indirizzo del suo blog, che naturalmente è colui che mi ha ispirato a parlare degli AC/DC, di cui ancora non avevo idea di parlarne naturalmente, e praticamente in altri termini e modi mi ha fatto una sorta di richiesta. E quindi anche voi, se avete richieste da farmi, o se volete che il sottoscritto Gianluca parli della vostra rock band, o se fate parte di un gruppo teatrale, che venga ad intervistarvi, a fare un servizio su di voi, o per qualsiasi cosa artistica, naturalmente in zona qui dove siamo noi, non ve lo dico ma lo scoprirete, e contattatemi pure o mandatemi materiale e noi faremo di tutto per promuovervi, sempre nel reciproco scambio di informazioni, dati e promozione nonché contatto. Caro Luca, cosa dici? Va bene quello che ho detto? Siamo sempre andati a finire alle mezzanotte meno un quarto. Ormai. Beh, perché sennò almeno l'ultima puntata che faccio, fatemela fare. No, non me la fate fare. Sto zitto. No, no. sei perfetto. E a questo punto allora possiamo dare la buonanotte a tutti. E ci vediamo direttamente l'8 aprile con l'ennesima, la tredicesima anzi puntata di Provvisoriamente i due compari più uno. E chi sarà però il compare? Due. Chi sarà il compare che sostituirà Gianluca? Ma chi lo sa? Forse mi sa che ne chiamerò due al tuo posto, guarda. Sì, perché ce ne vorrà ancora. Anche perché sicuramente parleranno sempre meno di me. Anzi, ci sono spazi per tutti e tre i compari o le compari che verranno al posto mio e che usufruirete di questo spazio. Bene, che aggiungere se non che Saius Web Network, vi vuole augurare, lo staff di Saius, lo dico io a nome di tutti, ovviamente penso che sia condiviso, mi arrogo questa cosa di dire che Saius Web Network, lo staff di Saius Web Network vi augura davvero di cuore a tutti voi, cari amici al nostro ascolto, anche e soprattutto all'estero, ai nostri connazionali all'estero, a cui diamo un abbraccio, e a tutti voi qua della nostra splendida Italia, un davvero sereno Natale, perché ho rovinato questo momento di gaudio, una serena Pasqua 2013 e buone feste naturalamente a chi ha la fortuna, non solo, insomma, di avere e fare delle feste appunto pasquali. Penso agli studenti, penso anche a determinate categorie, e anche un augurio a tutti coloro che invece purtroppo non attraversano dei buoni periodi di vita. E non solo, naturalmente cerchiamo di tirarvi su anche in questo, speriamo di avervi dedicato, o meglio donato, dedicando del tempo, delle energie, anche facendo queste cose pure a voi, dandovi un po' di spensieratezza, non che non ci teniamo naturalmente le cose serie, però in questa trasmissione cerchiamo anche di fuggire, rifuggire dai problemi della vita quotidiana che ognuno di noi ha, quindi speriamo di rallegrarvi al meglio nei limiti di quello che ci è concesso. Quindi un saluto anche a voi tutti di, come dice sempre Saius, meravigliose giornate. Ok, e adesso la parola la prendo io, caro Gianluca, perché voglio mandare l'ultimo brano della serata. Che sentì? Di Peppe Troisi. Peppe Troisi, il titolo è Tu sei. Ma questa era facile. E vai! Partito! Partito! Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao. E ti parlerò di me, dei miei dubbi, dei miei perché. Ma all'improvviso sai, ho conosciuto lei, mi ha stravolto il cuore, non lo sa, non è un sogno ma semplice realtà. Tu sei la mia stella, sei, tu sei la mia notte, sei, tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te ho scoperto il mio perché, sei la mia ragione di vita, io voglio te. E ti parlerò di noi,
tanti baci quanti ne vuoi. La tua mano nella mia, viaggiamo nella fantasia. Io non voglio il paradiso ormai, ma so solo che tu mi basterai. Tu sei la mia stella, sei, tu sei la mia notte, sei, tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te, ho scoperto il mio perché, sei la mia ragione di vita, io voglio te. Non è un sogno, ma semplice realtà. Mi ha stravolto il cuore e l'anima. Sì, tu sei la mia stella, sei. Tu sei la mia notte, sei. Tu sei il mio domani, ti prego rimani con me. E pensando sempre a te, ho scoperto il mio perché. Sei la mia ragione di vita, io voglio te. Sempre.